Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà. Ehi, hey Ale, hai visto? C'è il Palasort. Dai, partecipiamo! Wow, certo che sì! Prendi una macchina fotografica e usciamo, facciamo foto e video, dai che vinciamo! Oi, guarda là, li vedi? Ci sono due bande che si picchiano, bianchi contro il resto dei colori. Ce n'è di tutto un po'. Che facciamo? E cosa vuoi fare? Succede sempre anche vicino a casa mia, nel parchetto, ma anche nella casa vicino. Lui urla, poi la picchia, lei piange. Ma sai che la tiene chiusa in casa. Guarda, non posso nemmeno immaginare di essere maltrattata rinchiusa. Comunque, ne ho già abbastanza di quello che succede a scuola con certi idioti. Ma perché bisogna per forza stare maschi contro femmine, bianchi contro neri, ricchi contro poveri, sempre gli uni contro gli altri? Ma il bello è che poi quando ci si conosce si scoprono un sacco di cose in comune, altro che pregiudizi. Infatti, la mia migliore amica sei tu, bianca, femmina e abbastanza povera. Spiritoso! Povero sarai tu, nero e maschio. Dai, scherzo, lo sai. Ho un'idea. Perché non proviamo ad inventare una specie di favola che insegni a non aver paura del diverso? Fighissimo! Sì, dai, proviamoci! Magari poi la facciamo diventare un video da portare nelle scuole, negli oratori e nel cinema. Insomma, un cortometraggio da proporre a piccoli e a grandi per superare tante paure ed abbassare alcune barriere difensive. Sì, ho già un'idea. Allora, protagonisti il lupo e l'agnello. Dai, dai, vieni che ti racconto. E poi, tu che sei così bravo a disegnare, potresti fare tante tavole che mostrino una storia. Dai, cerchiamo i bambini per coinvolgerli. Guarda là, Elisa e Sara, mi sembrano perfette per fare una lupacchiotta e una crapperetta. Sì, sì, va bene. E poi chiederemo a Lorenzo, Davide, Giada e Filippo di aiutarci con i disegni. Ci sarà un sacco di roba da colorare. Sì, sì, magari a Giada facciamo fare la voce narrante. È così brava. Dai, dai, muoviamoci. Il tempo sta per scadere. Notte di temporale pioveva di rotto, goccioloni che cadevano al suolo. Le gocce del temporale di quella sera colpivano il minuscolo corpicino di una capretta bianca. La capretta, senza pensarci, si rifugiò in una capanna abbandonata sul pendio della collina. Si mise a riposare nell'oscurità, aspettando tranquillamente che il temporale finisse. Ansimando facendo. Qualcuno entrò nella capanna. Chissà chi era. La capretta si nascose e drizzò le orecchie. Doveva essere sicuramente una capra. Bel temporale, vero? Come? Chi ha parlato? Ah, sono appena arrivata anch'io. Con questo buio non si vede un accidente. Sono appena arrivata anch'io, ma non è così terribile. Ma sì, è vero.
Per fortuna ho trovato questo rifugio dopo essermi trascinata sotto il temporale. Che sollievo che ci sia anche tu qui con me. Anch'io, se fossi capitata in questa capanna da sola in una notte di temporale, mi sarei sentita perduta. Eccile! Tutto bene? Devi esserti beccato al raffreddore. Va a soffiarti il naso. Penso anch'io. Non sento neppure un odore. Beh, ora capisco perché questa voce. Deve essere proprio per questo. La capretta non riusciva a capire chi fosse la sua nuova compagna. Intanto pensò tra sé e sé che avere una capretta come compagna era stata proprio una bella fortuna. La sconosciuta si spostò e in quel momento, contro luce, chi era fuori dalla capanna la riconobbe essere una lupacchiotta. La capretta, sentendo la risata della sconosciuta, stava per dire: che voce profonda da lupa! Ma pensando che fosse scortese, lo tenne per sé. La sconosciuta stava per dire: che voce stridula da capra! Ma temendo di offendere la sua compagna d'avventura, preferì tacere. Si sentiva solo l'ululato del vento e il picchiettare della pioggia sulla capanna. Da dove vieni? Vengo da un luogo impervio. Vivi in un posto impervio? Non è pericoloso. Ma che cosa stai dicendo? È un po' scosceso, ma le case sono belle. Questo posto impervio però era una valle di lupi. Però che coraggio hai vivere in un posto così? Io vengo dalle colline verdeggianti. Ah, che invidia! Da quelle parti ci sono tante cose buone da mangiare. Eh sì, ce ne sono proprio tante. Pensate, le cose buone da mangiare erano le capre. In quel momento si sentì il brontolio delle loro pance. Ho una fame del diavolo! Già, anch'io ho una fame da lupi. Come vorrei avere qualcosa da mettere sotto i denti? Come ti capisco? Di solito vado a cercare i piedi della montagna dove abito. Anch'io faccio così! Da quelle parti il cibo è molto buono. Sì, il profumo è invitante. Anche se lo mangi tutti i giorni non ti stanca, è così morbido da masticare. Anzi, se lo mangi una volta non puoi più farne a meno. Sì, è proprio vero. Ah, solo a pensarci muoio dalla voglia. Ho proprio l'acquolina in bocca. Ah, che fame. Come quando ero piccola e la mamma mi faceva da mangiare un sacco. Anche la mia mamma faceva come la tua. Siamo proprio uguali, io e te. Improvvisamente il boato di un tuono fece tremare la capanna. Le due si strinsero vicine vicine. Scusami, ma mi sono spaventata. Non preoccuparti, anch'io ho avuto una gran paura. Però ci somigliamo davvero molto, eh? Abbiamo avuto la stessa reazione. Che bello, stasera ho trovato un'amica. Quando si è messo a piovere, credevo che sarebbe stata una serata terribile. Invece ho trovato te e tutto è diventato facile. Che bello. Ah, che sonno, dormiamo un po'? Certo, vieni qui vicino a me. Così ci scaldiamo un po'. Buonanotte. Buonanotte. Le due amiche, senza accorgersi di nulla, si addormentarono serene l'una accanto all'altra. Poco dopo, un rumore improvviso come di spari di un fucile le svegliò spaventandole. Che spavento! Ho paura dei cacciatori! Anche a me non piacciono molto. Intanto il temporale era finito. Forse è meglio andarsene da qui. Ha smesso di piovere. Hai ragione. Possiamo tornarcene ognuno a casa sua. Ma mi piacerebbe molto rivederti, ora che siamo diventate amiche. Certo, anch'io lo vorrei. Perché non ci incontriamo domani per pranzo? Che bella idea. E dove ci troveremo? Come ci riconosceremo? Beh, potremmo darci appuntamento qui davanti, diremo: sono l'amica che hai conosciuto nella notte del temporale.
Sì, ma facciamo una password più corta. In una notte il temporale. Va bene, in una notte il temporale. Sarà la parola d'ordine per riconoscerci. Ciao amica mia, a domani, a mezzogiorno. Contaci, ci sarò, amica mia. Che cosa sarebbe successo il giorno dopo?